Benvenuti a questo nuovo episodio di Hanover Brain. Dopo la scorpacciata su Obsidian, torniamo a parlare di metaapprendimento, con l'obiettivo di essere sempre più efficaci nell'apprendere qualsiasi cosa. Impariamo ad imparare. Oggi vi voglio parlare di mindset, specialmente legato al fatto di mantenere un approccio verso l'apprendimento continuo, quindi coltivare la giusta mentalità per essere sempre pronti a cogliere occasioni per imparare qualcosa di nuovo. Ci sono alcuni punti su cui è importante soffermarci, per cui vediamo insieme. Il primo, l'importanza di essere curiosi. La curiosità è il motore dell'apprendimento, è l'arte di porsi domande e di cercare risposte. Quando siamo curiosi siamo aperti all'esplorazione e alla scoperta e ci spingiamo oltre i nostri confini del nostro sapere e ci apriamo appunto nuove prospettive. Ma cosa vuol dire coltivare la curiosità? Significa alimentare uno spirito di scoperta e di meraviglia verso anche argomenti che sono magari banali, che non ci interessano. In realtà ogni argomento ha qualcosa che ci può sorprendere e che può essere interessante approfondire e imparare. Aggiungo anche una nota personale. Quando non coltivo lo spirito di curiosità è sempre segno che c'è qualcosa che non va, magari in altre parti della mia vita. Capita anche a voi? Accogliere l'incertezza e il fallimento. Per abbracciare una mentalità di apprendimento continuo, dobbiamo accettare l'incertezza e il fallimento come parte integrante del processo. Sperimentare nuove idee e nuovi approcci comporta dei rischi, ma ci offre poi anche l'opportunità di imparare e di crescere. Se ci pensate, tutti noi abbiamo fatto fatica ad imparare qualcosa, ma è stato proprio il superare queste difficoltà che ci ha poi permesso di imparare e di recuperare quanto imparato. Soprattutto per concetti molto legati anche all'esperienza. Il terzo punto è espandere le prospettive. Una mentalità di apprendimento continuo richiede che espandiamo le nostre prospettive, richiede l'essere aperti a nuove idee, a nuove opinioni, a culture. Esplorare diverse discipline ci consente di confrontare anche punti di vista e ci arricchisce creando nuove connessioni tra i concetti. Inoltre, l'apertura mentale ci rende più flessibili e ci rende in grado di essere più pronti a vedere proprio relazioni tra concetti che altrimenti non vedremo. Il quarto punto è creare una routine di apprendimento. Creare una routine di apprendimento è fondamentale per essere costanti e non dover dipendere dalla motivazione o dall'umore. Ciò significa dedicare del tempo specifico ogni giorno o comunque in tempi predefiniti alla pratica e allo studio. Una pianificazione sicuramente aiuta in tal senso ed è quindi assolutamente consigliata. Non ne siete convinti? Pensate ai benefici che potete poi raccogliere nell'imparare quello che vi interessa. Il quinto punto è la condivisione. Condividere l'apprendimento con gli altri è estremamente importante, soprattutto per comprendere se davvero si è appreso un concetto studiato. Possiamo condividere le nostre conoscenze attraverso discussioni, presentazioni, scrivendo articoli o anche semplicemente postando su un social. Inoltre possiamo partecipare a gruppi di studio o a community online specifiche in cui interagire con persone che hanno i nostri stessi interessi e quindi con le quali condividere poi le nostre esperienze, oltre al fatto che poi ci arricchiamo anche personalmente grazie alla creazione di nuove relazioni sociali. Il sesto punto è l'apprendimento tramite esperienza diretta. Questo perché molto spesso siamo portati a pensare all'apprendimento come a qualcosa che si fa sui libri o in un'aula, quando in realtà ogni occasione è potenzialmente un elemento che ci può portare a imparare qualcosa di nuovo. Per farlo è proprio necessario però mettersi in questa mentalità e attivare un po' queste antenne che ci permettono di metabolizzare qualcosa piuttosto che darlo per scontato. Sperimentare personalmente queste situazioni e trarre le nostre conclusioni ci offre un apprendimento più approfondito e duraturo. Questo non ci impedisce poi di cercare opportunità invece più standard, più pratiche come stage, tirocini o progetti personali. Inoltre possiamo riflettere poi sull'esperienza che abbiamo fatto, capire che cosa abbiamo imparato e applicare quanto imparato anche in altre occasioni, in altri contesti. Il settimo punto è l'apprendimento basato sul feedback, perché ricevere feedback dagli altri ci permette di identificare i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Dobbiamo quindi essere aperti a ricevere e accettarlo in modo costruttivo, senza prenderlo come un attacco personale. Possiamo quindi chiedere feedback ai colleghi, ai superiori, a mentori, e
utilizzarlo per guidare il nostro apprendimento, la nostra crescita. Inoltre possiamo regolare anche il nostro comportamento sulla base di feedback interni che arrivano da noi stessi. Questo sempre con l'ottica di migliorare e di apprendere qualcosa di noi. Ecco, questi sono alcuni punti su cui vi invito a riflettere, proprio per mantenere una mentalità aperta all'apprendimento e al cambiamento che ne deriva. Curiosità, incertezza, fatica, mettersi in gioco sono tutti gli elementi che devono far parte di un percorso di apprendimento. E per farlo è necessario avere al nostro fianco una mente sempre pronta a sostenerci, a celebrare i nostri successi e anche a non abbattersi troppo quando le difficoltà si fanno sentire. Qual è la vostra esperienza in tal senso? Quali sono, secondo voi, le caratteristiche da avere a livello di mente, di mindset, come si dice, per sostenervi quando state imparando qualcosa? Se c'è qualcosa che ritenete utile suggerire, scrivetelo e lo condividerò volentierissimo, proprio perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo su cui riflettere e su cui apprendere. Vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale per essere notificati dell'uscita di altri video e permettere a questo contenuto di essere trovato da altri che, come voi, vogliono sviluppare una nuova brain.